simulazione esame di Stato, dicembre 2018. Problema 2, problema di relatività ristretta sugli asteroidi. Leggiamo tutto il testo. Due asteroidi, Alfa e Beta, a distanze di 4 ore luce e 7,5 ore luce dalla Terra. Allineati con la Terra, velocità rispetto alla Terra trascurabile. Due astronavi A e B partono nello stesso istante verso i due asteroidi. L'astronave A va sull'asteroide Alfa, l'astronave B su Beta. Viaggiano a velocità relativistiche, moto rettilineo uniforme. L'astronave B viaggia più veloce e la prima domanda è quella di completare queste due figure, che rappresentano la prima il punto di vista dall'interno del sistema di riferimento dell'astronave A, all'istante t uguale a 0, cioè alla partenza delle astronavi. Invece la seconda figura, che è identica alla prima, rappresenta il punto di vista dell'astronave B. Bisogna completare queste due figure disegnando le velocità degli oggetti e scrivendo per ciascuna distanza la relazione per calcolarla. Spiega cosa cambia nei due sistemi di riferimento A e B rispetto al riferimento della Terra. L'immagine di riferimento rispetto alla Terra era quest'altra e era identica alle altre due. Almeno veniva presentata identica nel testo del problema. Vediamo adesso anche la seconda domanda. Il comandante della missione premierà l'astronauta che per primo raggiungerà il suo asteroide. Quando l'astronauta A giungerà sull'asteroide Alfa, manderà il suo tempo d'arrivo all'altro astronauta e viceversa. Cioè ciascun astronauta comunicherà all'altro astronauta il momento in cui è arrivato sul proprio asteroide. L'astronauta A raggiunge l'asteroide Alfa in 9 ore 9 minuti 54 secondi del suo orologio personale e lo stesso accade all'astronauta B, che raggiunge l'asteroide Beta nello stesso tempo del suo orologio personale. Con queste informazioni determina la velocità dell'astronave A e di quella B rispetto alla Terra, in unità di C, velocità della luce nel vuoto. Determina anche la velocità relativa tra le astronavi. Poi, terza domanda, l'astronauta A riceve l'informazione sul tempo di arrivo dall'astronauta B, cioè B comunica ad A in quale momento è arrivato sull'asteroide Beta. Allora A ritiene di aver vinto il premio. Dalle trasformazioni di Lorentz o dalle relazioni tra intervalli di tempo misurati in sistemi di riferimento diversi, deduci in quale istante, secondo A, l'astronauta B arriva sull'asteroide Beta e verifica che A giustamente ritiene di aver vinto il premio. Ma la stessa cosa accade a B. Anche B ritiene di aver vinto quando viene a sapere da A il momento in cui A è arrivato sull'asteroide Alfa. Verifica anche in questo caso la giustezza delle conclusioni tratte da B, quindi anche B crede di aver vinto e tutte e due hanno ragione. Il comandante della missione, questa è buffa, consultato un testo di relatività, si scusa con i due astronauti e li premia entrambi. Si è verificata infatti un'inversione temporale tra i due eventi visti da osservatori diversi che il comandante non aveva previsto. Spiega se questa inversione temporale è possibile, quando si può verificare e se è questa la ragione del contenzioso tra gli astronauti.